Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi è lunedì, quindi nuovo video critica. In questo periodo ho ricevuto parecchi direct su Instagram in cui mi chiedevate di parlare di una youtuber, influencer davvero molto molto famosa, che però si è ritrovata al centro di un vero e proprio caos. La ragazza in questione è Hailey Morales. Ma partiamo dall'inizio. Chi è Hailey Morales? Hailey è una nota influencer diventata famosa soprattutto grazie a TikTok. Poi ovviamente si è spostata anche su Instagram e su YouTube. Su YouTube vanta ben 800.000 iscritti, mentre su Instagram vanta ben 500.000 seguaci. E i suoi contenuti si basano per lo più sul make-up e sulla moda. Ma quindi cosa è successo e perché Hailey Morales si è ritrovata in questo caos? Arrivo e mi spiego. La storia dovrebbe essere andata più o meno così. Una fanpage di Hailey Morales, che non so da chi fosse gestita, quindi chiameremo la ragazza per comodità Gioia, ha scritto alla stessa influencer, ossia ad Hailey, dicendole: ma ascolta Hailey, perché non vai a mettere like o non vai a iscriverti, a seguire anche quest'altra tua fanpage molto molto famosa? Quest'altra fanpage era gestita da una ragazza di nome Lina. Dovete sapere che Lina adorava letteralmente Hailey e la considerava letteralmente un faro di luce in una vita che già a 14 anni per Lina non era affatto rose e fiori. Lina era vittima di bullismo a scuola, i suoi genitori non la consideravano molto, quindi aveva dei problemi familiari e l'unica cosa che la rendeva davvero felice era la sua youtuber del cuore, ossia Hailey. Per di più, la sua fanpage era una delle più famose su Instagram dedicata a Hailey. Quando la fanpage gestita da Gioia, quella che aveva contattato Hailey, si è resa conto che ciò che stava scrivendo la sua idola, ossia Hailey, erano delle vere e proprie cattiverie nei confronti dell'altra fanpage, ossia di Lena, infatti, tra parentesi, Hailey risponde più o meno così: io non la sostengo, ha totalmente comprato i suoi follower. Inoltre la trovo davvero davvero noiosa. Scusami, ma io non la sopporto proprio, infatti supporto te. Quindi Gioia si rende conto che sì, sicuramente Hailey verso di lei ha avuto delle parole carine, si è espressa in un modo molto carino e gentile, però si è resa conto che ha espresso anche pareri davvero davvero negativi nei confronti di Lena. Quindi Gioia cosa fa? Screena la conversazione e decide di ripostarla nelle sue stories. Elena, grazie a quegli screenshot, viene a scoprire cosa pensa Hailey della sua fanpage e di lei. Lena, dopo questa rivelazione, si sente persa, sola, spaesata e tenta per la prima volta di togliersi. Non riuscendoci la prima volta, Lena viene trasportata in ospedale per tentare di sistemare la situazione. Però ovviamente Lena ha fatto una scelta a mio parere sbagliata, ossia ha scelto di rendere palese la condizione in cui si trovava. E una volta che ha reso pubblico questo fatto, tutti le sono andati contro, perché tutti le hanno detto che il motivo per cui aveva tentato di togliersi la era assolutamente stupido. Dopo questo ennesimo attacco dal web, Lena ci ha riprovato. Peccato che questa volta ci sia riuscita. Questo vuol dire che in questo momento Lena non c'è più. A me è parso che in questo caso si volesse semplicemente dare la colpa a qualcuno. E quindi la mia domanda è, a questo punto, ma di chi è la colpa? Un'amica di Lena ha dichiarato a Daily Dot, ossia un giornale online, che i commenti di Hailey hanno letteralmente dato vita ad una folla di fan che si sono letteralmente scagliati contro Lena perché non hanno apprezzato l'esposizione mediatica che ha causato questa situazione ad Hailey. In realtà su internet, dopo il tragico gesto di Lena, si sono fatti avanti anche i difensori di Lena. Questi difensori di Lena però hanno iniziato ad accusare Hailey di aver causato la tragedia che poi si è andata a consumare. La stessa Hailey Morales, dopo questa situazione, ha iniziato a scrivere dei tweet in cui tentava letteralmente di respingere la sua colpa. Ad esempio, un tweet dice: mi dispiace davvero per chiunque si sia sentito offeso, ma non ho intenzione di starmene qui, seduta, ad essere incolpata per la salute mentale di qualcuno. Questo è solo lo stralcio di un tweet che Hailey ha postato per difendersi. La storia si chiude così. La madre di Hailey, che è anche la sua manager, ossia Brandy Morales, pubblica una foto su Instagram dicendo questo:
Chiunque giudichi che il terribile gesto di Lena sia avvenuto a causa di Ellie dovrà fare i conti con i nostri avvocati. Dopo quest'altra esternazione pubblica, è inutile dirvelo, è successo un gran macello. In quanto l'esternazione della madre di Ellie ha solo galvanizzato ancora di più i pareri contro di loro. Per ora non ci sono novità, questa è la storia e ora arrivo io a darvi la mia opinione. Pensiamoci razionalmente, ragazzi. Chi sono le protagoniste di questa vicenda? Lena aveva solo 14 anni, mentre invece Ellie ne ha solo 15. Lena era semplicemente una ragazza qualunque, che però aveva dei problemi sicuramente personali molto molto gravi. Ellie invece è già famosa a 15 anni ed è super seguita, soprattutto da ragazzine giovani. E questo è ovvio, perché insomma, se la ragazza in questione, quindi l'influencer o lo youtuber o la youtuber, ha 14 anni, di certo non può essere seguita dai 25 anni o dai 30 anni. Sarà seguita da ragazzini e ragazzine della sua età o ancora più piccole o più piccoli di lei. Secondo me il problema è che in questa situazione si è persa l'obiettività che dovrebbe essere presente in tutti noi di fronte a circostanze simili. Le due ragazze sì, sono molto giovani, ma ora parliamo un attimo di Ellie. Ellie cosa ha fatto? Ellie ha fatto esattamente quello che avrebbe potuto fare un adolescente della sua età, né più né meno. Ossia, parlottare male di qualcuno con qualcun altro. E chi è senza peccato, vi prego, scagli la prima pietra. C'è un ma che si aggiunge al mio parere in questo caso. Questa situazione, a mio parere, è un ennesimo ammonimento. Pensiamoci, alla luce degli eventi, quanto può essere dannoso non essere consapevoli del potere emotivo che si ha verso i propri follower? E quindi la mia domanda a questo punto è la seguente. È corretto avere queste figure così tanto seguite, ma così giovani da non sapere assolutamente gestire la fama che possiedono? Se Ellie Morales al posto di 15 anni ne avesse avuti 20 di anni, forse questa storia non sarebbe mai avvenuta. E forse lei neanche avrebbe sparlato di Lena con quella fanpage con gioia. Però la realtà dei fatti è che Ellie ha solo 15 anni. Si sta dando la colpa di un evento così pesante e importante ad una ragazzina. Una ragazzina che probabilmente un bel giorno ha deciso di fare la cidella senza essere consapevole di tutto quello che c'era dietro la situazione di Lena. Quindi Ellie non aveva la benché minima idea di come passasse Lena le sue giornate e quale fosse la sua quotidianità. Io lo dico chiaramente, ragazzi, sono onesta, limpida come l'acqua, non riesco a dare la colpa ad una quindicenne per un evento del genere, però do la colpa al web. Questo web che crea questi influencer, che a loro volta creano un fandom. Un influencer oggi può indurre mandre di ragazzini a dir cose orribili senza neanche avere la piena coscienza di ciò che sta causando. È giusto quindi dare i giovani in pasto a questi nuovi idoli che non possono neanche essere considerati alla stregua di un cantante o di un attore? Infatti questi influencer sono davvero molto vicini ai propri follower, instaurano un vero e proprio rapporto, seppur meramente virtuale. Ragazzi, ho perso l'ultima clip del video, quindi aggiungo questo piccolo audio per dirvi che secondo me questo è un problema e anche bello grosso. Se l'influencer in questione è una ragazzina di 15 anni. Questa è la mia opinione, forse è un po' forte, ma è ciò che penso, quindi ora lascio a voi la parola e sono curiosa di sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento. Io ho finito di sproloquiare in questo video, spero vivamente che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi auguro un buon inizio settimana, vi mando un bacione, mi raccomando fate i bravi, mangiate sempre la verdura ma anche la frutta che è importante, rimanete idratati e ricordate che l'occhio critico vi osserva.